Più di 10.000 i fedeli provenienti da tutta la Sicilia che sabato scorso, in occasione della 37ª convocazione regionale dei gruppi e della comunità del rinnovamento dello spirito, hanno riempito gli spalti dello stadio comunale Marco Tomaselli di Caltanissetta. Tema dell'incontro: abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Un movimento ecclesiale, quello della comunità del rinnovamento dello spirito, che annualmente raggruppa milioni di fedeli provenienti da tutta Italia. 200.000 gli aderenti aggregati in circa 1.850 gruppi e comunità che con gioia, vigore e credibilità si ritrovano in luoghi come gli stadi comunali per unirsi nell'unico abbraccio dello spirito. È un evento molto importante, io ho voluto essere qui per portare i saluti della nostra città e per evidenziare ancora una volta il senso di accoglienza che connotano i nisseni. Tra l'altro il titolo di questo convegno è un titolo molto bello, che dice di avere coraggio per vincere sul mondo. E io credo che stare qui con loro a sentire la forza di questo coraggio, credo che sia una forza, una grazia anche per la nostra città. A prender parte all'incontro il sindaco Giovanni Ruvolo, Monsignor Raul Berzosa Martinez, vescovo di Ciudad Rodrigo, Monsignor Mario Russotto, vescovo della diocesi di Caltanissetta, Salvatore Martinez, presidente nazionale del rinnovamento dello spirito che ha guidato l'adorazione eucaristica, Ignazio Cicchirillo, coordinatore regionale del rinnovamento dello spirito Sicilia e Sebastiano Facetta. Numerosi i giovani, a cui si aggiungono anche i fedeli più anziani, che hanno animato la manifestazione con preghiere, canti e balli. Lodare il Signore, benedire, la preghiera, amare Dio. Scegliendo Gesù si vince, io oggi sono venuta per vincere e sono sicura che andrò via con la vittoria in pugno. Sono venuto l'anno scorso per la prima volta e mi è tanto piaciuto perché ho visto che c'è qui tanta amicizia, fraternità. Non so se poi uscendo da qua esiste ancora questa cosa, però non so, ho riprovato anche quest'anno a venire perché mi è piaciuto abbastanza. Noi veniamo da Trapani per poter stare assieme a questi fratelli e a queste sorelle, per poter lodare assieme il Signore. Ogni anno è una gioia per noi essere qui, soprattutto per noi giovani, perché il Signore Gesù è il Signore della nostra vita. E quindi ci ritroviamo sempre in questa grande famiglia nel nome del Signore. Sicuramente è una giornata importante per la spiritualità di ognuno di noi. La vita ci fa conoscere tante cose brutte. In questi momenti uno cerca di ritrovare la pace e la serenità e soprattutto di trasmetterla agli altri, perché è la cosa più importante. Grazie a Dio non le conto più le esperienze. E ogni volta è una novità, ogni volta è Gesù che manifesta il suo amore per gli uomini.